DJI RC Pro, il radiocomando avanzato per DJI Mavic 3 e Air 2S. Vediamolo insieme. Buongiorno e benvenuti in questo piccolo vlog. Oggi andremo a parlare un attimo di lui, DJI RC Pro, il radiocomando che ho scelto per il mio Mavic 3. Dunque, mentre aspettiamo che si accenda, vi posso dire che questo DJI RC Pro ha una distanza di trasmissione di 15 km e ovviamente parliamo di OcuSync 3. L'OcuSync 3 è disponibile solo con questo radiocomando e solo con il Mavic 3 al momento della registrazione. La cosa interessante di questo radiocomando è che dietro al suo interno vi si trova un modulo antenne. Questa funzione, quando sarà implementata anche in Italia, permetterà di comunicare anche tramite una rete 4G e non solo con una rete Wi-Fi, così da avere una copertura radio molto ma molto più efficiente. Lo schermo di RC Pro è un 5,5 pollici a 1080p che sotto la luce del sole diretta può raggiungere fino ai 1000 nit di luminosità. Ecco, questa è la luminosità massima. Adesso sono in un ambiente chiuso, quindi si setta su quella più bassa, ovviamente. Sotto troviamo le classiche prese, quindi a sinistra l'ingresso per la micro SD. Al centro la porta USB-C per la ricarica e a destra un HDMI per collegarlo eventualmente al TV e guardare i propri contenuti. Queste sono le antenne e dietro vi sono gli stick. In questo momento sono qua, eccoli. Questi sono gli stick, che sono, per intenderci, quelli del DJI FPV, quindi ad elevata sensibilità, come potete vedere. I tastini sono i soliti del vecchio controller, quindi sport, normal e cine per le riprese lente. Qui abbiamo un tasto personalizzabile. Qui c'è il tasto pausa per fermare qualsiasi azione voi stiate compiendo, il return to home e ovviamente il tasto accensione e spegnimento. Qui vi sono i classici 4 LED che segnalano la carica della batteria, più questo LED che segnala la connessione all'eventuale drone. Adesso, non essendo collegato a niente, è rosso. Con una tacca si fanno circa un 35-40 minuti di volo. Testato col Mavic 3, una batteria dura una tacca. Ora vediamolo un attimo in dettaglio. Abbiamo la classica tendina delle notifiche con i vari widget. All'interno abbiamo un sistema Android con Android 10 aggiornato alle patch di sicurezza di gennaio 2020. Si può settare tutto dalle impostazioni generali come il display, la luminosità, impostare uno sfondo, l'audio. Qui troviamo l'archiviazione, memoria interna. Qui c'è una micro SD, sempre comoda, geolocalizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso vi faccio vedere, questo è il pulsante indietro, mi sono dimenticato di dirlo prima, e questo è il pulsante menu. Quando accenderete il radiocomando, vi comparirà la solita schermata della DJI Fly, dove si può collegare il drone, anzi i droni, in questo caso Mavic 3 e Air 2S, e poi la classica applicazione che tutti conosciamo e che usiamo quando vogliamo con i droni DJI. Qui troviamo l'album, come tutto quello che potete trovare sul telefonino. Qui c'è la SkyPixel, che è quel social dove potete condividere le foto, e qui il profilo con i vostri dati di volo.
adesso non è collegato a niente, a nessuna rete, quindi l'applicazione è questa. Questo DJI RC Pro supporta il protocollo Wi-Fi 6 per scaricare le foto e i video dal drone a velocità supersoniche. Si parla di 80 MB al secondo. Ha una batteria integrata da 5000 mAh e le sue dimensioni sono di 182 di larghezza, 137 di altezza, con uno spessore di 47 mm. Bene, questo breve vlog conclude qua e prossimamente uscirà sul canale un video dove farò una comparativa tra l'RC Pro ed il vecchio controller RC. Quindi state connessi, grazie per avermi seguito e ci vediamo in un prossimo video. Un abbraccio e buon volo a tutti. Ciao!